Ti parlo dello sponsor di questo video, AutoDoc. C'è un'applicazione fenomenale che devi assolutamente scaricare sul tuo smartphone. Se ti piace un po' il mio mondo, il fai da te, vuoi manutenere la tua auto da solo, devi ovviamente acquistare i pezzi di ricambio. Dove li acquisti? Li acquisti su AutoDoc. È un marketplace che ti consente di trovare pezzi di ricambio online. Scarichi l'app, selezioni i pezzi di ricambio, metti nel carrello, acquisti, spediscono direttamente a casa tua, è tutto molto affidabile. Nessun ricambio di seconda mano, è tutto nuovo e soprattutto con una garanzia di 2 anni. Se poi incappi in un pezzo di ricambio che non si trova, loro hanno un'assistenza pazzesca, puoi chattare direttamente, ti aiutano e alla fine vedrai che quello che ti serve lo trovi. Riassumendo, iscrizione al canale, AutoDoc e buona visione. Carichiamo tutto, ragazzi! Ci siamo, ragazzi! I pezzi della RX7 sono arrivati tutti. Ora dobbiamo entrare in carrozzeria. Noi abbiamo già fatto tutta la dima, diciamo, interna. Sì. Tagliandola, questo qui entra, posizionando la ruota. Dobbiamo essere certi che questa ruota sia come il cliente piace. Qua sotto, vedi lì, va chiuso con un altro pezzo di lamiera e poi va dato l'antirombo. Diciamo che in bolla abbiamo un 2 cm secchi. Qua si discute sul come e sul se installare un sistema del genere piuttosto a un banale rivetto. Una filettatura ci consente anche una rondella in gomma e gli smorzamenti e le vibrazioni, insomma, riescono a essere attutite meglio. La proprietà tradizionale dello stucco è una proprietà di rigidità, non è fatto per essere sollecitato, non è elastico, perciò se andiamo in una maniera tradizionale a stuccare la testa del rivetto o quant'altro, in maniera inevitabile nel tempo, ma in un tempo anche breve, queste sollecitazioni si vedranno e quindi sulla verniciatura finale ne risente. Quindi dobbiamo o stuccare con un materiale che ha delle proprietà più elastiche, ci sono, ce le abbiamo, ma anche quelli comunque non sono mai definitivi nel tempo, oppure cercare un compromesso tra non stuccare e vedere qualcosa di carino. Voto per la seconda opzione, quella di mettere le viti. Attenzione, io vorrei installare questo. Come vedete è una femmina filettata con un suo poi bulloncino magari personalizzato sopra, sarebbe top. Abbiamo diverse problematiche. Il collo, come vedete, crea uno spessore, questo spessore si trasforma in un'area che investirà tutto il pezzo, quindi la sfida è far sì che questo sia a zero con la carrozzeria. Questa RX7 deve essere guidata tutti i giorni, è meglio sacrificare un po' l'estetica ma poterla utilizzare tutti i giorni anche sulle buche o a velocità un po' più elevate e far sì che quello pneumatico non vada a toccare il fender. Quindi si può tagliare un po', sacrificare leggermente l'estetica, parliamo di 0,5 cm, ma poter utilizzare la RX7 tutti i giorni, soprattutto sulle buche di Roma.
oltre alle lavorazioni, diciamo, principali che è stato fatto per fittare questo kit su questa Musata è stata quella di smussare e levigare tutti i bordi e cercare di renderli pari a livello di aria, di spazio tra le parti. Questa è la serie 4100 della Legler, prodotto eccellente. Catalizzatore 2-1 e diluente 20% in prima mano. Poi, per mia scelta personale, seconda mano vado a mettere un 25 anche 30% di diluente, vediamo come va stesa la prima mano per avere una stesura ancora più, diciamo, para, più liscia, più bella, una buccia più fine, però ci dobbiamo regolare. Diamo la prima mano e vediamo quello che serve. Le regolazioni sulla pistola sono importantissime. Ovviamente questo regola il ventaglio, quasi sempre a palla, poco meno, dipende da che cosa andiamo a verniciare. Questa rodellina qui, su questo modello, regola la quantità, cioè quanto prodotto gli facciamo spruzzare. E questa è la pressione dell'aria d'esercizio. La combinazione di questi tre ti fa sbagliare meno. Occhio, eh? Vi do un consiglio: se affrontate una verniciatura a qualunque livello, cercate di vedere la macchina bella solo alla fine del vostro lavoro. Più vedete il bello prima, più vi incula. Adesso cosa facciamo? Diamo la seconda mano, o meglio, la prima mano vera. Abbiamo dato una manetta di grip per coprire le toppe del fondo, le lavorazioni, per vedere anche cosa succede, dare sempre un check alla macchina. Adesso entriamo dentro con una proprio a gamba tesa con una bella mano e già in alcuni punti potremmo stare. Se serve diamo anche la seconda, vediamo cosa succede. Tanti video tutti che vanno, si fissano sulla distanza come se tu devi essere un robot, no? Ma non è così, perché le macchine hanno le loro forme, le loro cose, specie queste macchine tuning, noi facciamo tante pure moto, perciò siamo abituati. Tu il pezzo lo devi lavorare, ogni angolo della macchina va accompagnato, supportato, chiudi un po' il ventaglio, riduci la pressione, non è una cosa da fare di corsa,
una cosa da fare bene. Bene non vuol dire correre, quasi mai. Poi in pista sì, invece. Non hai visto niente? No. Sono pazzi. No, io un pochetto. Brividi, eh? Epica. Sei pronto? Madonna. L'esempio che a me piace fare tanto è questo. Avete presente quando Bolt fa il record mondiale dei 100 metri? Sì, sì. A 10 metri dal record si gira per vedere gli altri, no? Cazzo, pare facile. Qui è uguale, cioè tu vedi questo cofano montato così, sembra che lo compri e lo metti. Non è proprio così. È chiaro che richiede parecchia attenzione, parecchia esperienza e molta passione, perché questi sono lavori, ragazzi, lo dico ai colleghi magari carrozzieri che guardano questo video. Questi sono lavori da non prendere, non li prendete, ragazzi, da fare questi lavori qua. Non li prendete. Tanta roba il Gasparro. Lasciateci un commento solo su di lui. Lui è così, è molto genuino. È decore, come si dice a Roma, è decore. Bello Spadazzo. E allora? Un po' che non te si vede. Bentornato. Che fine hai fatto? Che fine ho fatto con te? Siamo sommersi dai lavori, l'apertura della nuova sede. A proposito, vieni? È bella l'inaugurazione, quando la facciamo? Sono al 98%, ma mancano due o tre cosette proprio. Anche perché sarà proprio lì che esporremo sta RX. Per forza, la dobbiamo mettere al centro del salone, non al lato tutte le altre macchinine. Come tutte le promesse fatte da Officina del Pilota, anche questa è stata mantenuta. Andrea, che promessone. Ma quanto è contento Andrea? Non la smette più di chiamarmi. Io speravo che finisse sta cosa, invece è diventata una vera e propria amicizia. Lo ti sta stalkerando. Mi stalker. Questo non sarà l'ultimo video, perché andremo a Roma, nella città più bella d'Italia, forse anche del mondo, a farvela vedere, ma non di giorno. No, banale. Banale. Non è Officina del Pilota. Non ci piace. Okay. Quindi quando? De notte. A che ora? 2-4. Dopo 3-4 mojito. Dopo 2-4 la spalmiamo su un palo a Roma. No, perché vogliamo fare un video più cinematico, sì, per farvela vedere bene nelle sue linee, nelle sue forme, notte, nei dettagli, le luci, i led, i riflessi. Lo skateboard che fa shirtbox, sì, con un un'altra volta una spalla. L'altra spalla però. Però a sto giro lo guida Spadano lo skate, cioè lo pilota lui. Io sto sopra lo skate. Toglietevi con la X7 perché sennò. Ecco, quindi ci aspetta un altro video veramente cinematic alla Officina del Pilota. Cuffie, schermo 4K, se no non ve lo vedete sul cellulare, No. Schermo a casa, seduti, popcorn, 5 minuti di pornografia automobilista. È stata dura fare tutte queste riprese dilazionate in così tanto tempo, mannaggia, non avevamo tempo. Quando l'ho vista finita, ti ha preso un colpo pure. Sì, perché io l'ho seguita un po'. Perché lui ha scelto tutti i pezzi insieme al proprietario. Esatto. Però ho visto anche le lavorazioni, che c'avevo altre auto lì da Gasparro, quindi comunque sia ci stavo di più. Tu invece ti sei passato da quando abbiamo rivettato, esatto, gli allargamenti a finita. Alla verniciatura, no, la verniciatura ero lì. Sì, però, lì, però l'hai vista veramente fatta. Quando la vedi montata è un'altra cosa. Quando prende il colore bisogna abbassarla un altro pochino. Prima.
Secondo, vorrei cambiare quell'orribile scarico, adesso lo convinco. E poi abbiamo tolto, abbiamo rimesso, abbiamo ritolto e poi abbiamo rimesso lo spoilerino, quello sul vetro, che voi nel video adesso vedete, però non ci ha convinto e quindi forse nel rolling non ci sarà. Beh, il video 4K sicuramente sì, ho detto una cazzata. Sì, ok. Infatti forse nel video riformulo. 4K. Infatti forse nel video in 4K non ci sarà. Sei dispiaciuto? è più forte di me, essere serio con lui è praticamente impossibile. Vaccinatevi se ancora non... Ehi, iscrivetevi al canale di Roscio. A proposito, Lanci del Roscio, se arrivate, che devo fare sto video, devo pubblicare sto video del suo posizionamento del prodotto. Guarda, sta tutto lì, è lui che è rallentato. Tra l'altro, colgo l'occasione per fare gli auguri ad Andrea, oggi è il suo compleanno. Ah, oggi è il compleanno? Andrea Roscio, non Andrea Eric 7. No, Andrea di Carcher. Andrea Proietti. Porca puttana, Andrea, tanti auguri in diretta. Che però il video 7, non verrà 8. Pubblicato nel giorno. No, però sì, cavolo, tanto non li avremmo mai fatti, quindi... Che li facciamo adesso? 37 anni c'ha. Mi pare, mi sembra più giovane. 36. Mi sembra più giovane. Ma c'ha più capelli più giovane. E che vuol dire? Pure io mi metto il cappello perché... Ah, ho capito. Anche tu sei ben dilazionato, vedo. Fermo, che sennò qua le fan femmine. Niente, andate a finire a schifo come al solito con Luca Spadano. È sempre così. Non ascoltate quello che dice, bensì. Fidatevi di quello che fa, ma soprattutto iscrivete a sto canale prima di subito. Sì, ragazzi, dobbiamo ancora fare la copertina. 75, quasi 75. Beh, 80, dai. Beh, dai, andiamo a 80 questo 80. Video. Che cavolo. Bella, ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao, Spadazzolo.